Ciao a tutti, bentornati su Risparmio, io sono Pasquale e oggi ho di nuovo un ospite d'eccezione. Ormai dobbiamo fare l'aperitivo in vero, non a distanza. Diego, come va? Tutto bene? Ah, tutto bene Pasquale, tutto bene, grazie. Sì, è vero, dobbiamo fare l'aperitivo vero ormai. Ci chiudono in casa e per cui non possiamo più uscire. Non so, in Italia credo che parlino di lockdown, qui siamo già in lockdown da un po'. Va bene. Per chi non lo conoscesse, Diego Dal Cero, amministratore delegato di Cryptalia, piattaforma, unica piattaforma crypto, peer-to-peer lending o peer-to-business, come si può definire, nella quale investo. E ci incontriamo oggi perché sono usciti due nuovi progetti, molto interessanti, molto particolari, che si chiuderanno il 12 novembre e allora abbiamo detto ma perché non ne parliamo, visto che di tempo ce ne abbiamo quasi due settimane, illustriamoli meglio, facciamo capire perché sono stati finanziati, quali sono gli obiettivi degli investimenti e per cui dove diciamo le aziende che hanno richiesto il prestito vogliono arrivare con questi due prestiti. Allora Diego, partiamo da quello diciamo che è un po' più particolare, perché fino ad ora non ho mai visto di questo tipo. Si parla di Agraria, Emporio Agrario SRL. Sì. Allora, l'Emporio Agrario cos'è? Un negozio di alimentari, praticamente, però hanno anche un'azienda molto interessante. Hanno rilevato un molino pluricentenario, diciamo, del 1800, questo molino. E quindi fanno farine tipiche, ad esempio la tipica farina di castagne, farine anche normali. È un'attività che, abbiamo parlato di lockdown, nonostante il lockdown, non ha sofferto, ok, perché la gente mangia anche se è chiusa in casa, anzi probabilmente mangia di più. Io ho mangiato di più, quello sicuramente. Io non so se si nota, ma ho mangiato di più. Eh sì, io gli ho dato i nomi ai chili, marzo, aprile, maggio, giugno. Ogni chilo è ancora lì, ancora ad ottobre. Esatto, quindi sono andati avanti, meno male che poi siamo usciti, più o meno si è fermato. Comunque, per non divagare troppo, sì. È un'attività diciamo classica, di vendita al dettaglio, ma anche diciamo a aziende agricole della zona del Casentino, quindi anche Made in Italy, chilometro zero, zerissimo, diciamo che lavorano proprio il territorio, no? Anche perché quello che vedevo poi sul prospetto del progetto, loro non si occupano solo di alimentazione del proprio, ma fanno anche giardinaggio, fanno pet, apicoltura, mangimi, concimi, per cui è un business molto ma molto orientato un po' a tutto quello che è alimentare, ma non solo umano, diciamo. Anche per gli animali, diciamo, se è un negozio, diciamo, dove vai e compri, se lavori nella zona, diciamo, anche le cose che ti servono per la tua attività agricola. Adesso è proprio la radice, no, di noi italiani, che un po' tutti contadini lo siamo, quindi alle volte ci dimentichiamo noi che siamo così digitali, eccetera, però alla fine le cose che mangiamo c'è qualcuno che le ha coltivate, no? Quindi questo è un po' regolare, proprio un service anche per chi diciamo realizza questo lavoro essenziale, no, del settore primario. L'opportunità è molto bella perché l'Emporio Agrario ha l'opportunità di acquistare l'immobile dove fanno l'immagazzinamento dei cereali, okay, che è proprietà, diciamo, la proprietà se ne vuole disfare perché ha bisogno di liquidità, quindi il prezzo d'acquisto è una buona opportunità. Uh-huh. E il costo dell'affitto di questo immobile è il costo fisso più alto che ha la società, okay. E quindi in questo prestito è un'opportunità unica, perché al costo diciamo di più o meno 3 anni d'affitto e loro vanno ad acquistare questo immobile. Uh-huh. La rata che pagano di prestito sul totale del progetto è simile diciamo alla rata dell'affitto. Quindi è in finanza, diciamo, è proprio quello che si chiama leva finanziaria. Io mi finanzio da una parte, faccio un debito per acquistare poi un attivo che poi diventa mio. Quindi se guardo il bilancio oggi, lo guardo fra 2 anni, quando avranno finito di pagare il debito, il valore della società sarà molto più elevato, nonostante abbiano pagato, diciamo, questi interessi, no? Quindi è una buona opportunità per l'Emporio Agrario, è un ottimo, diciamo, motivo, diciamo, per finanziarsi, perché proprio vanno a capitalizzare questo costo e diciamo non è proprio una
un'operazione che a noi piace molto per questo aspetto, no? Anche perché loro comunque l'affitto non devono pagare, invece di pagare l'affitto si pagano il mutuo per una durata limitata, molto piccola, esatto, e hanno l'immobile di proprietà alla fine. Tra l'altro io leggevo anche che loro, questa macina è a pietra, è del 1800, per cui va a produrre anche una tipologia di farina che sul mercato adesso tira parecchio, come quella macinata a pietra, che è grossolana come grana. La vendono già, difatti il brand è, mi sembra, Molino, antico Molino Paoli, ok? La famiglia, Paoli, che da tutta la vita fanno quel lavoro. Uh-huh. E probabilmente usciremo con un video anche fatto con loro, però diciamo non lo sappiamo, lo stiamo organizzando quando farlo per conoscere, diciamo, anche la famiglia e gli imprenditori che ci sono dietro. E, che l'azienda è di nuova costituzione, perché diciamo ci sono la nuova generazione della famiglia Paoli che hanno preso in mano, diciamo, questo business, no? Che sta programmando di aprire anche l'e-commerce, ho letto sul prospetto, per cui apre anche al canale nel caso in cui ci sia lockdown completo, la gente non possa andare ad acquistare, possono comunque spedire. Esatto. Ma a me, io che adoro le castagne, ad esempio, non dovrei mangiarle, ok? Perché però ad esempio la farina in castagna la comprerei volentieri, no? Anche poi i prodotti così del territorio, che sono sicuramente molto molto buoni, no? E c'è un'altra cosa importante da dire, che in questo progetto l'azienda, quindi l'Emporio Agrario, si riserva il diritto di poter estinguere anticipatamente il credito, ok? Quindi immaginiamo adesso a 24 mesi, però dopo 12 mesi riescono ad ottenere attraverso la banca un mutuo al 2%, io sarei non solo felice, molto più che felice che estinguessero il nostro debito all'8,5% e andassero, diciamo, a finanziarsi attraverso, perché vuol dire che abbiamo fatto il nostro lavoro, quindi abbiamo permesso a un'azienda di sfruttare la finanza alternativa per quello che serve, no? Quindi loro andranno a pagare meno interessi, avranno, diciamo, una finanza, diciamo, tradizionale, diciamo, per quello la banche e finanza alternativa devono collaborare anche in questo aspetto. Secondo me è un progetto fondamentale, è uno dei progetti, lo dico con tutta sincerità, più belli che abbiamo pubblicato, perché secondo me si vede subito come funziona, nel senso che è proprio un valore aggiunto incredibile, diciamo. Esatto. E tra l'altro sul prospetto, che poi magari chi andrà a guardare, perché poi durante poi la riproduzione del video andrò a montare un po' le schermate, si può anche capire che loro si prospettano di aumentare il proprio fatturato entro il 2021, proprio grazie quasi alla pandemia, a 1 milione di euro, contro i 600.000 che l'azienda stima per il 2020. Qui è un ottimo, diciamo, prospetto. Anche per questo tu menzionavi il fatto che loro potrebbero pensare anche di estinguere prima il debito. Esatto. Allora, nel frattempo che stavamo parlando un attimino di tutto il progetto, vogliamo anche spiegare che il minimo obiettivo è di 80.000 euro e l'obiettivo totale è di 120.000, con un TAN all'8,5% su 24 mesi. Ma il prestito è alla francese. Per chi non lo sapesse, vogliamo un attimino spiegare di cosa si tratta? Sì, allora, in piattaforma noi presentiamo due tipologie di prestito. C'è quello bullet classico, per cui io presto 100 euro durante 6 mesi, ad esempio. Quindi durante 6 mesi ricevo solo gli interessi, il sesto mese 100 euro, ok? Quindi ricevo mese per mese gli interessi, l'ultimo mese il capitale totale. Invece alla francese è come il mutuo classico, per cui in questo progetto, che è durante 2 anni, ogni mese ricevo una parte del capitale e una parte e gli interessi sul capitale che rimane. Rispiego di nuovo. Il primo mese io ho prestato 100 euro, riceverò gli interessi, quindi la dodicesima parte dell'8,5%, perché un anno è fatto da 12 mesi, quindi io divido gli interessi sui 12 mesi, riceverò la dodicesima parte degli interessi, quindi dell'8,5%, sui 100 euro, ok? Fin qui bene, però l'azienda paga anche una parte del capitale, quindi sui 100 euro facciamo finta che paga anche 10 euro di capitale. Cosa vuol dire? Che io ho in mano 10 euro più la dodicesima parte dell'8,5%, okay, degli interessi. Il mese dopo, okay, l'azienda non mi deve più 100 euro, perché me ne ha già resi 10.
quindi gli interessi vanno calcolati su 90 euro. Ok, quindi riceverò la dodicesima parte dell'8,5% su 90 euro più la quota del capitale, quindi ancora questi 10 euro. E così questo è il mutuo alla francese. La formula per calcolarlo è un po' complicata, nel senso che è una formula abbastanza complicata, si può trovare su Wikipedia, basta mettere ammortamento alla francese e viene fuori questa formula, diciamo, però è costruita in modo che la rata sia fissa, come la rata del mutuo. Quando io faccio un prestito tradizionale, il mutuo, io pago la rata fissa, ok, della casa, non so, 500 euro al mese, e questa parte comprende sia il capitale che gli interessi. Il capitale aumenta di volta in volta, ok, gli interessi diminuiscono di volta in volta. Perché? Perché mentre io, diciamo, come utente del mutuo pago il capitale residuo diminuisce, ok? Se quindi il primo giorno io devo tutto il mutuo della casa, non so, 100.000 euro della casa che ho comprato, dopo 10 anni su mutuo a 20 anni devo un po' più della metà della casa perché ho pagato gli interessi. Okay. In questo caso, anche nel simulatore del progetto, si può vedere che se io metto 100 euro di prestito, il saldo, quindi quanto è il capitale che mi deve ancora rendere l'azienda, va diminuendo. Quindi ad esempio cosa succede? Presto 100 euro, dopo 12 mesi, quindi a metà del prestito, l'azienda mi ha già pagato quasi la metà del capitale che io ho investito. Quindi il rischio di esposizione, questo è molto fondamentale, è, diciamo, diminuisce al passare del tempo. Okay. Perché io ho un capitale esposto di 100 euro il giorno 1, dopo la metà, diciamo, del prestito, quindi dopo 12 mesi, il rischio di esposizione è più o meno la metà. E questo è molto importante. Secondo fattore molto bello dei progetti amortizing, ed è per quello che sono molto convenienti, è che io ho già recuperato la metà del capitale, una parte degli interessi, e quindi potrei reinvestirli e sfruttare il vantaggio dell'interesse composto. Avendo una massa monetaria più elevata, quindi riuscire anche ad ottenere migliori, diciamo, un interesse più grande, non in termini percentuali, ma sì in termini assoluti rispetto al valore che io ho investito. Quindi ci sono delle persone che mi hanno detto ma 24 mesi il rischio è più alto. In realtà no, perché è amortizing, quindi il capitale, il rischio di esposizione si diminuisce, diciamo, col passare del tempo. C'è anche il mercato secondario. Diciamo che tu purtroppo non puoi usare perché sei residente all'estero, però aggiusteremo anche quella roba. Però diciamo il mercato secondario permette agli utenti di uscire dall'investimento prima, è molto attivo, okay? Quindi trovare delle quote alla pari o appena appena sotto la pari è impossibile, diciamo durano pochi secondi, quindi è molto molto attivo. Noi stiamo vedendo tutto il giorno come si muovono queste transazioni sul secondario, quindi ti permette anche di uscire nel caso uno abbia bisogno di liquidità, parzialmente anche sugli investimenti che ha realizzato. Quindi non so se si è spiegato bene questo tema dell'amortizing. A me piacciono tantissimo i progetti in amortizing e consiglio sempre di avere un mix tra progetti amortizing e bullet, no? Quindi così anche il rischio rimane differenziato. Ricordo che alla registrazione di questo video siamo quasi al 45% del finanziato minimo, e ricordo anche che nella live di ieri sera in cui ho fatto l'aggiornamento dei miei investimenti di ottobre, ho investito in diretta sia in questo progetto di Emporio Agrario, sia nel secondo di cui andiamo a parlare adesso, che è Sicom SRL. Di cosa si tratta? Allora, Sicom è un'azienda, la classica eccellenza del Made in Italy, che producono qualcosa che tutti pestiamo tutti i giorni, ma non ce ne rendiamo conto e diciamo che qualcuno probabilmente l'ha fatto. Sono i tacchi e le suole, no? Qui in Lombardia, a Bergamo, c'è un modo di dire che è te che ti tacchi to, tac, tac che ti tacchi to, ok? Di lingua, sì, piuttosto famoso. Esatto, quindi è bellissimo, però diciamo loro producono tacchi per aziende molto importante nel mondo delle scarpe, quindi nel mondo calzaturificio. Sono di Fermo, quindi della provincia di Fermo, Montegranaro, che è il polo, diciamo, più importante in Italia di produzione di calzature. Uh-huh. È un'azienda che c'è da un po' di anni, fatturano attorno a quasi 5 milioni di euro, quindi un'azienda, diciamo, con buoni volumi. Ha trovato un'opportunità di andare ad aprire uno stabilimento per produrre suole high-tech, nuovi materiali
in Puglia, quindi vicino a Lecce, se non mi sbaglio, è Casarano. Esatto, mia mamma è pugliese, io quella regione lì però la conosco pochissimo, ci sono andati solo una volta, se non mi sbaglio, quando ero bambino, ed è bellissima, ogni volta che io vedo i video, che ne so, in TV fanno vedere il classico video della la Puglia è meravigliosa, sempre penso, ma che cacchio devo andarci? quindi hanno trovato questa opportunità di rilevare, di acquisire all'asta anche loro un capannone, ok? Devono metterlo a posto, perché ci sono tanti interventi da realizzare su questo capannone, tra cui anche l'installazione dei pannelli solari per andare ad abbattere i costi elettrici, diciamo tutti questi lavori di interventi che devono realizzare. L'opportunità è anche quella di assumere il nuovo personale proprio a Casarano per la produzione di questi suoli high tech, sì. Ok? E le dimensioni, diciamo, del capannone sono così grandi che gli permettono di avere il loro posticino, in più anche di affittare l'eccedente a delle aziende, quindi di mettere a reddito una parte di questo capannone. Quindi loro il progetto lo faranno comunque. Sono un'azienda, diciamo, che ci è stata proposta da Change Capital, diciamo, che Change Capital, insieme ad un altro consulente che collabora molto con loro, con cui abbiamo fatto il progetto di Beige, di Biogest, scusate, che è Paolo Amabile, il progetto di Biogest, che hanno trovato anche nel mondo del crowdfunding qualcosa, diciamo, per darsi un po' a conoscere, di differenziare i rischi. E per quello, diciamo, che una persona mi ha chiesto, ma come mai da 100 a 220? Loro il progetto lo faranno comunque, ok? Quindi se riusciamo ad appoggiarli con 100.000 euro va benissimo, se riusciamo ad appoggiarli con 220.000 euro va meglio, evidentemente. Probabilmente non sarà l'unico progetto che faremo con loro, ma ci saranno anche delle fasi 2 e delle fasi 3, perché l'intervento è molto molto grande, da solo per installazione, tutta la gestione dei pannelli, eccetera, erano attorno ai 400.000 euro. Okay. Ok, quindi è un'azienda, diciamo, che prevede di crescere molto di più, perché il lavoro lo stanno facendo molto molto bene in questa zona. Quindi l'intervento è molto complesso, l'investimento è molto grande che vogliono realizzare. L'azienda è molto ben messa, quindi ha dei buoni numeri, ha dei bilanci molto sani, è un'azienda che dura da un po' di anni. Chi li volesse li può chiedere in chat. Speriamo che tra qualche giorno non si debbano più chiedere in chat, perché stiamo aggiungendo la parte per poter scaricare i documenti in modo indipendente, quindi anche questo mini spoiler. Diciamo, è un bel progetto anche lui, diciamo, a 12 mesi, l'8%. Quindi ho visto che tra l'altro loro pensavano, se non fosse stato per la pandemia, addirittura di fare 7 milioni di fatturato nel 2021. Cui è un business in crescita che produce anche per Ferragamo, Louis Vuitton, Hugo Boss, Gucci, insomma, grandi marchi. Da quello che si vede dal prospetto, il capannone di 3.750 metri quadri poi quasi al 60% dovrebbe andare in affitto, per cui c'è un costo minimo per quanto riguarda poi della gestione personale, perché il 60% di quel capannone dovrebbe essere messo a rendita. Esatto. Anche in questo caso forse i 220.000 euro sono un po', diciamo, messi nel contempo che questo capannone può rendere molto di più di quanto non si vada a pagare, diciamo, inizialmente. Esatto. Hanno già parlato, diciamo, con alcune aziende, hanno già delle manifestazioni di interesse da parte di aziende che vogliono andare a, diciamo, ad occupare questa nuova struttura. Stanno facendo un ottimo lavoro, perché lo stanno preparando in un modo che finora non c'era in questa zona, da quanto ci hanno detto. Io non, purtroppo non sono potuto andare a vedere direttamente. Speriamo di riuscire ad andare prossimamente. Certo, non è vicinissimo dove vivo io, però, diciamo, così avrò la scusa anche di dire a mia mamma. Vivo io. Esatto, ecco, vedi, ancora più lontano. Tra l'altro mia moglie è anche della zona, perché è di Manduria, per cui... Ah, vedi. Anche noi. Tra l'altro ricordo, allora, questo è un prestito bullet, per cui vengono pagati gli interessi mese per mese e il capitale viene dato alla fine. Esatto. Il minimo 100.000 euro... come obiettivo totale 220.000, che è già quasi al 53%, per cui questo è ancora in stato più avanzato rispetto a quello che abbiamo visto precedentemente. I progetti vedo che nella piattaforma vanno come il pane, i panettieri non sono contenti. 8% 12 mesi. Tutti e due i progetti, come ho detto prima, ci ho investito ieri sera nella live, chiusura prevista per entrambi il 12 novembre 2020, per cui mancano 12 giorni, perché oggi è l'1, il video esce l'1 di novembre, per cui
no, il 2 di novembre, qui sono 11 giorni. E il link per andare a investire, se siete nuovi, iscrivervi alla piattaforma affiliato, lo trovate qui sotto. Ricordiamo che c'è ancora l'offerta sulla tassazione, sulla ritenuta d'acconto, sui 26% di tasse, giusto Diego? Giusto, giusto. Iscrivetevi con il link di Pasquale. Tutti gli iscritti con il link di Pasquale avranno come bonus da parte della piattaforma un tax back del 26%, quindi verranno trattenute le tasse e poi verranno subito rese come bonus da parte della piattaforma, grazie anche alla collaborazione con Pasquale. Diciamo che è sempre un piacere chiacchierare con lui. Pasquale è nel gruppo Telegram, anche lui nel gruppo Telegram di Critalia, quindi se volete iscrivetevi anche al gruppo Telegram per fare le domande, chattare con noi. C'è gente che manda anche memes su Critalia, quindi è un gruppo abbastanza divertente, eterogeneo, si imparano tante cose, non si parla solo di Critalia, si parla di finanza in generale, di ansia anche, perché c'è criptansia, esatto, conosce un nuovo progetto. Io poi, tra l'altro, sì, infatti volevo fare uno spoiler. Allora, se decidete di investire in questi due progetti, io l'ho fatto ieri sera, ma ho ottenuto un po' di liquidità, perché poi ne esce un altro, il 3, che è su Medical Tech, per cui investite se volete in questi due progetti, anzi fatelo, perché sono due progetti molto interessanti, ma il 3 tenete un po' di liquidità perché c'è un terzo in arrivo, mi raccomando. Esatto. Poi magari su quello non so se riusciamo a realizzare un video apposito anche per quello, anche perché non so se riesco, col fatto che è un obiettivo minimo solo di 80.000 euro e secondo me nei primi 15 minuti lo avete finanziato, come avete fatto con gli ultimi prestiti di importo inferiore, diciamo, a una certa somma. Anche quello sarà bullet, 6 mesi, per cui molto veloce. Ha una caratteristica, se mi permetti, questo progetto è una delle prime collaborazioni che ci sono in Italia tra piattaforme di lending e piattaforme di equity, ok? Per cui ad oggi è già aperta la campagna di equity crowdfunding di Medical Tech su un altro portale che si chiama My Best and Best. Esatto. Quindi equity crowdfunding, la differenza è che noi prestiamo soldi alle aziende, quindi prestatori di Criptalia prestano e poi rientrano con il capitale. Nel caso dell'equity invece non prestano, ma proprio comprano pezzettini della società a quota, diventano soci e poi quando l'azienda sarà grande, pagherà dividendi, sarà venduta, acquisita o andrà in borsa, rientrerò con il capitale, il profitto, diciamo, che si spera di aver fatto almeno per 3, per 5, per 10, per 1000, come Uber, no? Quindi è quello che uno spera sempre come investitore, di fare queste cose. Perché è importante fare un prestito ponte in questo caso? Perché con i soldi che raccoglieranno su Criptalia potranno andare avanti, fare investimenti e soprattutto investire anche nella campagna, in modo che la campagna di equity crowdfunding abbia più successo. Quindi è un prestito ponte per un evento di liquidità che consiste proprio nei soldi che riceveranno dagli investitori. Che si può dire, diciamo, hanno già ricevuto delle lettere di intenti, quindi loro sanno già che raccoglieranno come minimo 100.000 euro, okay? Quindi anche quello non è una garanzia reale, diciamo, ma va a garanzia che il prestito verrà pagato, diciamo. È un prestito molto particolare, tra l'altro, perché il ELT praticamente sarebbe l'assistenza medica a distanza, che si presume avere un potenziale di quasi 60 miliardi di euro in tutta Europa, per cui è un comparto in cui se ci arrivi prima puoi essere leader. Sì, sì, sì. Loro stanno lavorando sul progetto dal 2013, non sono dei pivellini, non sono dei novellini, quindi non stanno cavalcando l'onda dell'emergenza, anzi è un'azienda già consolidata, hanno 1,3 milioni di capitale sociale ad oggi, quindi come startup, diciamo, hanno le spalle ben piantate, sono delle persone, diciamo, molto molto serie, cioè, non è il classico startup per ventenni, che ormai non esiste più, quasi c'è ancora lo startup per ventenni, diciamo, ma quelli sono gente un po', diciamo, della nostra età, quindi li vedi anche magari qualche anno di esperienza in più, molti brevetti già sulle spalle, quindi è un'azienda molto solida, però diciamo nel mondo del medico, del biomedicale, nel medical tech, dei medical devices o dispositivi medici richiedono di investimenti sempre molto 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 elevati. Okay. Sì, una tecnologia molto avanzata. Va investito in salute, lo sappiamo tutti che in salute e in ricerca bisogna investire sempre, perché il ritorno non è soltanto un ritorno monetario, ma anche un ritorno, diciamo, sulla salute e il benessere di tutti. Sembra una stupidata, però diciamo è veramente così.
Pasquale, mancano solo i numerini sotto, manda un SMS per la ricerca. Sì, infatti. tra l'altro, poi è anche una società che ha ottenuto certificazione particolare di CSGO, e per cui i dispositivi che ha già creato e già messo sul mercato sono già in utilizzo nel repertorio del Ministero della Salute, per cui sono già registrati come poter essere utilizzati. Qui un'azienda che, come dicevi tu, già sta macinando, ha bisogno solo del, diciamo, del trampolino di lancio per diventare ancora di più. Esatto, quindi lending equity, diciamo, vediamo qua, abbiamo il signor lending, che è questa bananina, il signor equity, che è questa fragolina, ok? Quindi si aiutano uno all'altro, diciamo, per portare avanti questi progetti, no? Quindi il lending serve per appoggiare l'azienda mentre nel periodo in cui comincia, diciamo, a sviluppare questa campagna di equity. Okay. Quindi chi fosse interessato può investire, diciamo, qualche quota che riceverà rientrerà, e poi, perché no, mettere lo stesso gettone o chip in quote della società. Io ho già investito in quote della società, quindi l'ho fatto appena la campagna è stata aperta su MyBestInvest, ho investito. Okay. Ognuno deve fare lo studio che vuole, eh? Non vuol dire che se ho già investito io allora è una bella società, no, ho preso le belle ciofeche anch'io, eh? quindi sempre controllate voi. Questi non sono consigli per l'acquisto né per gli investimenti, però diciamo che le ha prese Warren Buffett le ciofeche, per cui figurati noi poveri mortali. Tra l'altro, per MyBestInvest c'è anche We Are Starting in collaborazione, giusto? Esattamente, questa azienda ha fatto la prima loro campagna di equity crowdfunding, l'hanno fatta su We Are Starting, e con cui collaboriamo. Abbiamo già realizzato anche il progetto di Naimoli Tech con We Are Starting, un altro progetto, diciamo, di equity crowdfunding. MyBestInvest ha un focus più su aziende con brevetti, quindi con alto valore, non soltanto dal punto di vista di business model, ma anche dal punto di vista di valore proprio della società. Quindi se uno volesse andare a cercare dei business in cui, anche se potenzialmente l'azienda non andasse bene, però ha degli attivi, quindi degli asset, che sono questi brevetti, che hanno un valore evidentemente produttivo molto elevato, ma anche un lavoro di liquidazione molto elevato. MyBestInvest si vuole specializzare in questo canale, da quanto ci hanno detto. Stiamo preparando anche lì una live, quindi speriamo di poter ascoltare direttamente dalle persone di MyBestInvest tutte queste cose. Praticamente state facendo più live di me, mi state superando, eh? In curva saluterete, no, facendo ciao Pasquale. No, anzi, la prossima live ti invitiamo, così vieni anche te. sì, dai, mi farebbe piacere, sperando dai, che sia organizzata quando non lavoro. Allora, questo ultimo progetto, ricordiamo, sono 80.000 euro di obiettivo, 60.000 minimo, 9% anno, però durata di 6 mesi, per cui 4,5%. E l'investimento minimo è 20 euro con un massimo di 500, e l'inizio della campagna è il 3 novembre, per cui il giorno dopo la pubblicazione di questo video. Esatto. Bene, credo che di aver detto tutto, a meno che non mi dici che mi regali un Mazinga Z formato 1-1, possiamo... con tutto... Adesso ci sono questi robini qua che li dà l'Esselunga, quindi spoiler. Allora mi sa che... Comunque è sempre un piacere averti ospite, mi fa sempre piacere condividere con te, anche perché in questo modo non solo capiscono gli altri il progetto al meglio, ma anch'io riesco ad entrare un po' più nei dettagli, perché leggo, cioè, credo di capire, ma se me lo dici tu, capisco, sicuro. Allora, ricordo che il link affiliato qui sotto in descrizione, questa è una marchetta, lo dico, è una marchetta, il link che siete qui sotto, due progetti che chiudono il 12 novembre, uno che apre il 3. Ragazzi, ringraziamo Diego per essere stato qui con me, e ringraziamo Cryptalia per questi progetti di utilità sociale, perché investire in questi progetti non è solo, diciamo, aiutare aziende, sono anche aziende che aiutano il sociale in Italia. C'è l'agrario, c'è l'elettromedicale, non solo il tecnologico. Bene, se siete nuovi di passaggio a questo canale, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella delle notifiche per non perdervi nessun video successivo. Ringrazio Diego di nuovo, ciao Diego, ci vediamo alla prossima. A Pasquale, grazie, ciao a tutti. E ciao a tutti voi, al prossimo video.